È tutto pronto per questa sfida, le condizioni atmosferiche non sono certamente ideali, ma le emozioni non dovrebbero mancare. Intanto vi diamo il benvenuto, Pierluigi Pardo. Stefano Nava, sì, hai ragione, non sarà facile giocare su questo campo, Pier. Il Catania, squadra che oggi ha assolutamente bisogno di tornare a vincere, o quantomeno di evitare la sconfitta dopo quella in terra contro lo Spezia. Li vedo favoriti per questa sfida, Pierluigi, anche se vengono da una sconfitta per 2-1. Semifinalista di Coppa Italia stagione 2007-2008, battuta dalla Roma che poi vinse la Coppa. Gli etnei subirono la sconfitta con più gol di scatto in Serie A proprio contro i giallorossi all'Olimpico nel 2006, fu in 7-0. Tutto pronto, si parte. Lottano per conquistare il pallone. Costi. Cross che va a vuoto, palla alla difesa. Castro. Si avvicina all'area. Granosi. Fallisce il tiro, colpa della pioggia? Sì, è probabile, palla pesante, piede d'appoggio che scivola, non è facile. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca forse, ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. Palla girata sulla corsia, guadagna metri verso l'area. E il pallone se ne va via. Ottimo il dive by. Rubin. Granosi. Occhio al suo movimento. Caraio.
Intervento ruvido ma corretto. Arbitro che annulla la rete per posizione di fuorigioco fra le proteste dei giocatori. Credo che l'assistente avesse alzato la bandierina prima ancora che la palla terminasse in rete, quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato. Buono il Devai. Calaio. Spazio, prova, palo e non è finita, attenzione! Calaio, prova a rubargli il pallone. La corsia in sovrapposizione, lo salta di netto, passaggio perfetto. C'è il traversone, traversone che non va a buon fine. Si ripartirà con la rimessa, pallone che è stato toccato, deviato dall'altro giocatore. Rinaldo. Agostini. Buono il contrasto, recupera il pallone. Punta l'area. Si riprenderà con un fallo laterale. Pallone è uscito, sarà rimessa. Agostini. Attenzione buona per il cross. Apre il gioco. C'è spazio per andare. Agostini. Verticalizzazione. Attenzione al tiro, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Appiglia bene il pallone. Calaio. Marzorà. E con questa palla con il tackle l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo. C'è ben poco da dire su questa prima noiosa, inespressa frazione di gioco. Per Luigi una partita noiosa, niente da dire. Per iniziare la seconda frazione dopo un primo tempo bloccato, inespresso, ancora sullo 0-0. Speriamo che questa seconda frazione di gara veda mentalità diversa da parte delle due squadre in campo. Pericolo! Occhio
contro uno. Apre sulla fascia. Ci sono metri a disposizione. Palla vagante adesso. Tocco orizzontale. Spazio per il cross. Vediamo cosa decide l'arbitro. Questo poteva essere il gol del vantaggio. Andata un passo dal gol, se solo avesse tenuto il pallone più basso invece di tirare sopra la traversa così alto. Uno splendido cross, l'attaccante non ne ha approfittato alzando la conclusione sopra la traversa. Palla larga. Palla che esce, decisivo l'intervento in pressing. E qui stiamo rivedendo il replay della conclusione di qualche istante fa, quando sono andati vicini al gol. Supera l'avversario che era entrato in tackle, si avvicina all'area. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Tocco di ritorno. Salì. Granoccia. Cerca la rete. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Ottimo intervento del portiere. Occhio al suo movimento, senza problemi qui per la difesa. Caraio. Rubin. Palla schizza via dopo il contrasto. Buono l'intervento sulla fascia. La mette in mezzo. Ottima la lettura difensiva. Può metterla in area. Attenzione al cross. Interrompe l'azione pericolosa. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Vince il contrasto e recupera il pallone. Si contendono il controllo del pallone.
ultimo l'intervento, recupera il pallone. Palla che rimbalza sul giocatore, termina fuori. La mossa capace di cambiare la partita. Il cambio, allenatore che cerca nuove soluzioni per trovare il vantaggio. Castro. Difensore che non riesce ad arrivare, deve essere più attento. Attenzione, c'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta è giusta, al momento giusto, Pier. Palla che finisce in out. Ecco qui l'uscita dal campo del giocatore fra i fischi, sentite. E non è stata effettivamente la sua miglior prestazione oggi. Rubin. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Rosina. Intervento fondamentale. Quarto uomo esibisce il tabellone, ben 5 minuti di recupero. Rosina. Prova a rubargli il pallone. Il triplice fischio dell'arbitro. Match che finisce in parità nonostante il dominio del possesso palla. Sì, non sono riusciti a sfruttare la superiorità nel possesso palla.